Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video, ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Lunedì 30 settembre, le 3 del pomeriggio. Dopo essere volato nel periodo Cretaceo, dove la mia missione è stata quella di andare a distinguere l'ultimo dinosauro presente sulla Terra, missione completata a pieni voti, dato che sono uscito vincitore da uno scontro con un Tyrannosaurus Rex, oggi sono stato contattato dalla popolazione del Trentino Alto Adige con un nuovo incarico, ovvero quello di andare a smorzare un vulcano in eruzione. E mi trovo precisamente ad Avio, in provincia di Trento, alla pizzeria Vignola, e sono qui con il titolare Giuliano. Ma Giuliano, dove sei? Come sempre devo usare la mia magia. Ciao Giuliano! Ciao Thomas! Tutto bene? Ti devo dire la verità, appena sono entrato in questa pizzeria sono stato esterrefatto e stupito da tutte le bottiglie di birra che hai. Effettivamente ce ne sono parecchie, penso che difficilmente in giro per l'Italia, ma forse anche per l'Europa e per il mondo, trovi un'esposizione così in un locale. Attualmente qua ho esposto circa 6.000 bottiglie della collezione più grande d'Italia, che si compone di quasi 10.000 pezzi. Porca miseria, ma sei un vero e proprio collezionista, da quanto è che stai facendo questa collezione? 3 decenni circa. Quanti anni hai, se si può dire? 52. Beh, li porti bene, dai. Abbastanza. È la birra forse che mi tiene così. Quindi se volete restare giovani, bevete birra ninja. Bevetela. E trovatevi una moglie massaggiatrice. Il segreto anche lì. Ma dimmi un po', Giuliano, qual è la birra più prestigiosa che hai qui nella tua pizzeria? Una Sanfoyen che viene dal Belgio, è una bottiglia di 9 litri, più prestigiosa semplicemente per il vetro e sono bottiglie particolari. Poi a livello di prestigio ho la commemorativa di 1 milione di ettolitri, penso sia a fine degli anni 80, della Moretti. C'è la bottiglia commemorativa del matrimonio di Carlo e Diana, del, se non erro, 25 luglio dell'81. Oppure, bottiglia prestigiosa per me, sono le vecchie bottiglie da 20 centilitri della Moretti, della Wurer, quelle bottiglie che mi ricordano quando ero piccolino, le prime volte che sfuggivo alla mamma e riuscivo ad andare al bar. L'infanzia, insomma. L'infanzia, sì. Ma per curiosità, la più costosa che hai qui, perché sono curioso. La più costosa rimane sempre la bottiglia, quella da 9 litri della Sanfoyen. Dovrebbe costare sicuramente sui 200-250 euro. Diciamo che la birra, se volete iniziare a collezionarla, costa molto meno rispetto a tante altre cose. Ovviamente se dovete collezionarla, non potete berla, perché appunto tutte le bottiglie esposte sono piene. Però potete comprarne due e una ve la bevete. Sai, c'è quello che faccio di solito. Ma dimmi un po', Giuliano, la birra non è solo la tua passione, giusto? No, oltre alla birra c'è anche la pizza. È una passione, ma è anche il lavoro, quello che ci dà da mangiare, fra virgolette, e che darò da mangiare all'infarto. Anche per una fame bestia. Mi dicevi che hai ben 10 tipi di impasti diversi? Sì, lavoro con 10 tipi di impasti diversi. Diciamo che siamo quasi a livello di record come pizzeria, credo. Di questi 10 impasti, che poi in realtà sono 9 perché uno lo acquisto, quello per celiaci senza glutine, gli altri li faccio tutti io. Pasto classico, integrale, gamut, ai cereali. C'è l'impasto orientale, altro non è che l'impasto classico con aggiunta di zenzero, zafferano e curcuma, il black, carbone vegetale, stavo dimenticando, importante, impasto alla birra. E poi l'ultimo nato è l'impasto graffiti, un mix di due impasti che sono il black con l'orientale, sembra di vedere la pemaia, diventa tutta colorata, molto molto bella, e la useremo dopo nella tua pizza. Perfetto, anche perché comunque io sono qui per una challenge, giusto? Certamente. Perché il buon Giuliano mi ha sfidato con una pizza vulcano. Ma che cos'è questa pizza vulcano? Come è nata questa idea? Pizza vulcano l'ho fatta per qualche cliente, diciamo che è un calzone aperto, uso una base a scelta del cliente, la farcisco sempre come vuole il cliente e poi invece di ripiegarla come si fa col calzone, questa la copro con un'altra base, di solito uso il black o appunto questo impasto graffiti perché è molto colorato ed è bello da vedere, poi coperta col pomodoro diventa una specie di vulcano. La tua sarà un po' più particolare perché non è la classica pizza, ma faremo una pizza da 3 kg, queste cose qua non le fai per non nessuno. Le faccio per nessuno, vediamo cosa viene fuori, è proprio una cosa fatta apposta. Vabbè Giuliano, ho capito che ti piace giocare con gli impasti e ti piace bere birra, grandissimo, mi piace il tuo stile di vita. Che ne dici? Andiamo ad assistere alla preparazione di questa challenge? Bene. Vogliamo il forno. Ed eccomi in cucina con Giuliano. Scusa, ma tu non sei Giuliano, e chi sei tu? No, io sono Alessia, sono la figlia. Sei molto meglio di tuo padre. Cosa stai facendo con questo tagliere in mano? Dobbiamo pesare la pizza di un metodo innovativo perché non abbiamo la bilancia. Di che metodo stai parlando? Vieni, seguimi. Ecco il sistema innovativo di cui mi parlavi. Quindi peseremo l'Alessia insieme al tagliere. E ora abbiamo ben 52.9. Quindi questo è il tuo peso reale, Alessia? No. Quanto pesi? 42. Ecco, le donne mentono sempre sul loro peso, è un classico. Ed ora eccoci realmente in cucina insieme a Giuliano. Allora Giuliano, siamo pronti a costruire questo vulcano? Vediamo di farlo. Partiamo prima con quello che sarà la parte sopra del vulcano, usando, come abbiamo detto, l'impasto graffiti a colori, tre panine. Quindi abbiamo un peso di? Circa 700 grammi di impasto graffiti. Andiamo a stenderlo. Dimmi la verità, la prima volta che ti capita di preparare una pizza del genere così grande? Sì, è una novità assoluta. Speriamo di non fare stupidate. Sono sicuro. Però
questo è pronto, tanto ce lo lasciamo qua. Adesso facciamo la parte sotto, che è un po' più pesante perché è una pallina da un chilo. Un chilo di pasta. C'è da divertirsi qua a mangiare. Bene, la nostra base è pronta e ora? Passiamo alla farcitura, circa 300 grammi di mozzarella. Molto bene. Poi mettiamo dei peperoni. Oh, adoro i peperoni. Noi te li facciamo mangiare. Ti piacciono le cipolle? Certo, le adoro. E questa sera sono free, non devo andare a donne, quindi esagera di cipolla. Facciamo una cosa particolare che di solito non faccio. Mettiamo il pollo fritto fatto in casa, una specie di nuggets casalingo. Fantastico. Qui siamo sui 220-240 grammi di pollo. È un po' come andare a McDonald's qui. Ti rubiamo l'idea, ma questi sono molto più sani. Per finire ci metterei delle patate al forno. E ci sta la grande, perché sappi, amico Giuliano, che sono del team patata. Siamo in due. Patata tutta la vita. Ma ci metti anche il pomodoro all'interno. La mettiamo sopra, così fa un bel effetto vulcano. Adesso passiamo alla copertura. Quindi ora vai a mettere la copertina invernale. Un bel trapuntino. Sì, anche perché siamo a fine settembre, incomincia ad essere un po' freschino. Ci sta, no? Ci sta tutta. Il cornicione come sarà? Sono proprio curioso di vederla a fine cottura. Credo che venga abbastanza simpatico. Mettiamo un filino d'olio. Olio di oliva, molto importante per fissare i grassi. Ma che te, sei un pizzaiolo o un pittore? Un po'. A volte faccio anche il pittore. Un po' di grana che gli fa un effetto scrocchiarello. Passiamo alle armi forti. All'infornata. E vediamo di non fare un disastro. La palla si sta lamentando un pochino. Ci passi proprio giusto giusto? Sei un professionista. 5 minutes later. I 5 minuti sono passati, vai Giuliano. Ok, siamo pronti a togliere la nostra pizza. Sai che ce la fai? Grandissimo. Mamma mia, è davvero gigante. Prossimo step, Giuliano. Farcitura esterna, bel po' di pomodoro. Questa sarebbe la lava del vulcano, giusto? La lava del vulcano. Poi ci mettiamo anche un bel masso che esce, ovvero una bella mozzarella di burro. Oh, ti piace la mozzarella? Wow, certo, la adoro. Qualche fetta difesa di maiale arrosto. Ci sta tutto. Beh, direi che questa pizza sarà sicuramente buona, ma sarà sicuramente anche dietetica. Non so che dieta fai, però è una dieta un po' strana, Giuliano. L'accettiamola. Le mettiamo tutte? Ma sì, dai, ne mancano tre. Ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31. Ci rimarrai con l'ultimo boccone, colpa mia. Perfetto. Beh, Giuliano, che dice? È pronta questa pizza vulcano? Direi che è pronta. Direi che è ora di pesarla. Facciamo il peso definitivo. Vai, Alessia, pensaci tu. Bene, bilancia tarata a zero. Vai, Alessia. Andiamo a vedere il peso totale. Abbiamo ben 56.4 con un totale di 3,5 kg, giusti spaccati. Ehi, mi vuoi fregare te, Giuliano? Hai detto 3 kg. Hai detto una pizzetta e io ti ho fatto una pizzetta. Ci sta adesso tutto. Vediamo. Andiamo a sederci a tavola. Ci vola. Ed eccomi ancora una volta sul mio terreno da battaglia, fuori casa, pronto per andare ad affrontare una nuova pizza challenge. Qui di fronte a me ho ben 3,5 kg di pizza. Il buon Giuliano mi ha detto che mi avrebbe preparato una pizza vulcano da 3 kg, ma abbiamo sforato giusto un po'. Ma ci sta tutta, perché sappiate che oggi ho una gran fame e non vedo l'ora di andare ad addentare il primo morso di pizza. Quindi, come sempre, prima di cominciare questa challenge, vi metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questa pizza vulcano proprio qui sopra, in modo che possiate vedere quanto calorifica è questa challenge. E prima di cominciare, come sempre, tassativo, ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. E oggi mi trovo le prese con un vulcano. Ora una domanda per voi: riuscirò mai a smorzare le fiamme di questa montagna gigante? Come sempre, ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram. Quindi, Ninja Tavole, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome Gigi Thomas 1987, come potete leggere qui sopra. E fatelo, già. Fatelo. Per smorzare il sale di questa pizza, andrò ad affidarmi come sempre alla mia solita Coca-Cola Zero? No, niente Coca-Cola Zero qua dentro. Qua non bevi Coca-Cola, siamo in mezzo a 6.000 bottiglie di birra, qua devi bere birra. Hai ragione, sarebbe una mancanza di rispetto nei tuoi confronti. Porta via la Coca-Cola, andiamo con la birra. Ti porto la birra, Thomas. In questo periodo abbiamo qui un assortimento di birre del birrificio Melchiorri della Val di Non, quindi birra trentina artigianale. Fanno tutte birre non filtrate, questa in particolare è una bionda trentina. Grazie mille, tu ti Porto chiami? Sabrina, sono la cameriera. Piacere. Piacere, Thomas. Buon appetito. Grazie mille. So refreshing. Allora, Thomas, adesso ti porterò anche un campanello in modo tale che tu possa chiamarmi ogni qualvolta hai finito il bicchiere di birra e ti porterò altre varietà. Troppo sedizievole. Eccolo qua. Come funziona? Esattamente in questo modo, e apparirò con una nuova birra sempre del birrificio Melchiorri, così da assaporare sempre nuovi gusti. Sono sicuro che finirò questa challenge ubriaco. Grazie mille, Sabrina. Prego, Thomas. Ho il mio fedele destriero da battaglia che mi accompagnerà in questa challenge di carboidrati. E per vedere quanto tempo mi ruberà questa challenge per essere distrutta, come sempre ho il mio timer. Quindi, inizio la tavola. 3, 2, 1, timer partito. Giuliano, mi sa che ci voleva un flessibile qui, non una rotella. Wow, primo morso di questa pizza Vesuvio Challenge. Wow, amazing! Un'esplosione di sapori.
Mamma mia. Che dire, l'impasto mi piace da morire. Bello spesso, morbido, eccezionale. Ecco la panigia a tavola. Guardate che pizza, guardate che vulcano. È veramente gigante. E che colori. Davvero buono. Abbiamo il nostro pollo, tanto per fissare la nostra quota proteica. E guardate che belli i colori appunto dell'impasto graffite. Ok, non siamo neanche a metà, ma proseguiamo, guardate che roba. You suck! Porca miseria, come siamo perso calorie. Volevo farvi vedere l'interno, senza perdere calorie. Patate e nuggets. Beh, perlomeno questa volta non abbiamo esagerato con i salumi, non abbiamo usato lo specchio, quindi di sicuro, forse, poca ritenzione idrica domani. Vai con l'ultimo spiglio per andare alla metà. Ho perso un chilo di pomodoro nel tavolo. Dando la challenge era quotata per 3 kg, quindi ci sta. Vai con nuggets. Ultimo pezzettino. Sì, ultimo pezzettino per arrivare alla metà. Praticamente qui sopra abbiamo forse 4 pizze. No, bad. Vai con un altro spicchio. Scusate, avevo coperto il timer. Non vedevo l'ora di farlo. Facciamo rifornimento di birra. Arriverà la nostra cordiale Sabrina ad illustrarci una nuova birra. Eccomi qua, Thomas, come promesso. Questa volta con una Biava, sempre trentina, una Blanche non filtrata. E ho portato anche un nuovo bicchiere ghiacciato, così sarà ancora più refreshing. Oh, grazie mille. Ecco qua, ta. Ho capito che tu vuoi ubriacarmi. Cin cin. Molto buona anche questa. È più fruttata, vero? Giuliano, quindi di pane avevamo ben 1,8 kg più o meno. L'impasto avevamo 1,8 kg.
su 3,5 kg di pizza a metà. Vedo che ti stai battendo molto molto bene. Io non la mangerei neanche in una settimana. Beh, la torta comunque. Il tuo gusto? È buonissimo. L'impasto si sposa alla grande con gli altri ingredienti. Vedo molto. Ti lascio mangiare. Pardon me, non sono stato io, è stato Vulcano. Ah, è eruttato. Questa era pessima. Bene, ne resta solo un quarto solo. Davvero bella tostina. Ecco qua, Ninja, un altro super trancio. Pardon me, questo voglio sono stato io. Comunque ho notato che l'impasto graffite è molto più leggero. Ci sono davvero in bocca? Come mai Giuliano è più dietetico? Impasto graffiti? Volevo sapere la differenza. No, l'impasto graffiti, lo dicevamo anche prima, la spiegazione è un misto fra pasta a carbone, black, e quello orientale con curcuma, zenzero e zafferano. Il carbone è più leggero. È più dietetico? Sì, è più dietetico. Stai leggero questa sera, non dovresti avere grossi problemi di smaltimento. Con 2 ore di palestra hai fatto tutto. Penso anche 20 ore. Solita domanda di rito, voi la mangiate la crosta Ninja a tavola? Sappiate che se non la mangiate è reato. È appunto come andare a letto con una donna e non mangiare la crosta. Quindi mangiate la crosta, fatelo. Dai, ci siamo quasi, più o meno. Bella tostina. Penultimo trancio, ovviamente senza focus, maledetto, perché non funziona, ho anche perso quella via. Oh, finalmente un bel focus, guardate che colori. Però questa macchinetta la devo cambiare, maledetta. Scusate signori, parlami. Non si sprecano per me. Sono sempre più un porco. Devo per forza prendere una lezione di portamento. È l'ora che lo faccia. Che dire, oggi ho bevuto veramente poca birra. Facciamo così, se questo video arriva a 30.000 mi piace, ritornerò qui in questo posto e farò una challenge con la birra. Anche perché ne hanno veramente un sacco da presentare. Ci potrebbe stare, intanto chiamiamo la nostra amica Sabrina. Eccomi qua Thomas con penso la terza e ultima birra, visto che sei già a buon punto. E questa è una Pombir, una birra alla mela, che è fortemente legata al territorio in cui viene prodotta, perché la Val di Non è molto famosa per le birre. È tipo un cider? Possiamo rifarla? No, non si può, mi dispiace, sta andando il timer bar, non vedi? Lo so, è tutto improvvisato, vuoi che tagliamo? Sì, grazie. Perché la Val di Non è fortemente legata alle mele, in quanto ne producono tantissime di varie tipologie. È molto dissetante, però alla fine diventa anche leggermente amara, quindi ti lascio alla degustazione. Grazie, ma sei troppo gentile e troppo professionale, direi. Comunque non taglierò la parte, non diteglielo. Andiamo con l'ultimo pezzettino, solo qui abbiamo praticamente un terzo di una pizza normale. One hour later.
2 hours later. Eccomi qua Tommaso, stavolta mi hai colto alla sprovvista. L'ho fatto apposta. Questa volta abbiamo una brusca IPA, molto particolare, è una IPA sempre non filtrata, artigianale appunto. Te ne lascio ancora un bel po', così puoi bere e assaporartela fino all'ultimo sorso. Sei davvero gentile, grazie. Andiamo con questo pezzo di magma. Si dice magma quando la lava sciolta, ho indovinato. Bene, dai, sono abbastanza intelligente. Ci voleva. Adoro la mozzarella di bufala. E con l'ultimo pezzo di impasto al grafite dichiaro conclusa questa challenge. Questa 3,5 kg di pizza al Vesuvio challenge. Non è pizza al Vesuvio, è pizza vulcano challenge. Volevo farvi vedere che sono colto, conosco anche i nomi dei vari vulcani. C'è anche l'Etna, giusto? C'è anche l'Etna, certo. Monte Baldo, che una volta era un vulcano, però adesso non lo è più. Neanche questo, questo è stato disattivato. 46 minuti e 36 secondi. Che dire, ho veramente apprezzato i due impasti. Diciamo che l'impasto al grafite era qualcosa di veramente eccezionale. Era davvero leggero, si scioglieva in bocca. 1,8 kg di pane, però devo essere sincero, non l'ho nemmeno sentito. Mi è piaciuta un sacco la combinazione dei sapori, i nuggets con le patate, i peperoni con le cipolle, per non parlare del pomodoro on the top, che mi aromatizzava il palato, armonizzando il sapore tra la mozzarella di bufala e la fesa di maiale. Cazzo, bravo da solo. Grazie. 10.000 follower in più dopo questa. Dopo questa frase 10.000 follower in più, sia chiaro. Beh, che dire Giuliano, penso di essermi meritato il dolce, no? Arrivo subito. Moments later. Ecco qua, il tiramisù come dolce. Pensavi di aver finito la challenge, invece era solo un assaggio. Aspetta un attimo, ho capito che qui servite un sacco di birra. Hai detto tiramisù, non è tiramisù. È una versione rivisitata con la birra, in questo caso una Steinbier, usata al posto del caffè. Vedrai che ti piacerà molto. Direi taste test, no? In accompagnamento al dolce, questa è una birra aromatizzata alla marena. Grazie, gentilissimo. Prego. Davvero buona, sarà che sono del tincece. Ed ecco qua, andiamo a fare il taste test di questo tiramisù. Sono davvero curioso di sentire il sapore di esso. Wow, amazing! Mamma mia, che buono! C'è anche di retrogusto di birra. Veramente buono. E in più non contiene un sacco di caffeina, quindi potete mangiarne quintali e dormire sonni tranquilli alla notte, anche perché siete ubriachi. Ritentiamo con il focus. Eccolo qua, Ninja Tower. Guardate che spettacolo. Finalmente un focus fatto come si deve. E ora la classica domanda per voi. Ne volete un pezzo, Ninja? No! Tutto mio! Me lo merito? Ho pur sempre salvato la popolazione di Avio da un incendio che si stava per formare all'eruzione di questo vulcano. Tanta roba. L'ultimo pezzettino. E anche il dolce è andato. Non mi resta che ringraziare la pizzeria La Vignola per avermi ospitato qui e per avermi creato questa gigantesca challenge. E anzi, chiamo qui con me Giuliano. Una birretta per te, no? Ti offro un goccio, dai. Sì, dai. Non dovrei avere malattie in teoria. È sempre buona la birra alla marena. Ti sei divertito? Ho mangiato abbastanza? Sì, dai. Devo dire che 3,5 kg non li ho neanche sentiti. No, li ho sentiti, dire il vero. Però l'impasto si scioglieva davvero in bocca, quindi è stata una challenge abbastanza semplice. Infatti non avrei pensato che la mangiavi e soprattutto così velocemente. Insomma, 47 minuti, ci abbiamo messo un po' di tempo. Io ci piegherei 3 settimane. Diciamo che ognuno ha la sua professione, la tua professione è bere birra. Una rossa, se vuoi assaggiare anche tu, Thomas. Ho capito, qui vado a caso ubriaco oggi. Mi sa di sì, assaggiamo allora la rossa del Melchiori. Grazie mille, troppo gentile Sabrina. Prego. Ma tua moglie cosa dice che ti fai tutte queste bionde, more, rosse? Finché sono birra me lo permette. Bene. Facciamo un cin, se volete passare a trovarci qua a Vignola d'Avio, mangerete la pizza in mezzo a 6.000 bottiglie diverse di birra. Cin cin. Salute. E grazie ancora Giuliano. Grazie a te. Ninja da tavola, spero che vi sia piaciuto anche questa pizza vulcano challenge. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, mi trovate con il nome VGThomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo. Ninja da tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. E ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.